Sì, oggi parliamo di energia elettrica e di libero mercato dell'energia, ne parliamo con Rino Vitale di Meta Energie. Io entrerei subito nell'argomento, Rino, buongiorno. Buongiorno. Allora, questa liberalizzazione del mercato, telefonate, visite, siamo subissati, a volte stressati da tutto questo e spesso non sono neanche tanto professionali. Ma è possibile ricevere una consulenza che sia qualificata e non sia neanche tanto invasiva? Senza ombra di dubbio, il problema è che con la liberalizzazione di questo mercato praticamente si è anche avuto praticamente visite a domicilio non molto ortodosse in effetti, con professionalità non spiccata, diciamo. È vero sì che però comunque sia l'utente finale può essere tutelato sia dall'authority sia dalla compagnia che si ritrova davanti, se questa si dimostra seria, affidabile e coerente con il mercato in cui stiamo lavorando e operando. Ecco, voi siete presenti sul territorio con dei negozi, mi passi il Certamente. Termine. Certamente, proprio per questo noi cerchiamo di dare fondamentalmente un servizio sempre più preciso, corretto, puntuale ai nostri utenti. Appunto per questo, come dicevo prima, sono partite le aperture in ogni città d'Italia, così questo sarà il nostro progetto. E, diciamo che in questo momento siamo partiti da poco, ma già contiamo 7-8 punti vendita in Toscana, Firenze, in apertura a Grosseto, Pistoia logicamente è stato il primo Toscana ad essere aperto, nonché in altre regioni d'Italia, vedi Chieti, Pescara, Milano, Catania, in prossima apertura Pordenone. Diciamo che questi negozi porteranno, come dicevo, un'assistenza a coloro che già sono nostri clienti e informazione chiara, specifica e comunque corretta a coloro che si vorranno accostare alla nostra società. Senta, io le farei una domanda da consumatore a consumatore. Prego. Ma si riesce a risparmiare qualcosa sull'energia elettrica? Beh sì, fondamentalmente sì, c'è un certo tipo di risparmio, ma io vorrei toccare più l'argomento del servizio che del risparmio in sé per sé, perché tutti gli operatori di settore promettono risparmi, magari anche talvolta un po' assurdi nella quantità delle cifre che vengono proposte, ma in realtà oggi io credo che sia molto più fondamentale avere un buon servizio. Meta Energia proprio per questo ha creato internamente un servizio di customer service laddove qualsiasi cliente, sia luce che gas logicamente, si può approcciare per la risoluzione di qualsiasi problema che può avvenire. Per cui diciamo che oggi è, secondo noi, sia per quanto riguarda il prodotto residenziale, per cui la famiglia, sia per quanto riguarda il prodotto industriale, le partite IVA in poche parole, conta molto più avere un interlocutore certo, affidabile, che ti risolva il problema nelle 24 ore, che quel centesimino che ipoteticamente si può andare a risparmiare che tutti proponiamo così. In realtà poi fondamentalmente non sono quei grossi risparmi che le pubblicità purtroppo ogni tanto vanno a creare. Ecco, una cosa che mi ha colpito nel vostro punto vendita di Pistoia, lampade a basso consumo e altro. Ecco, una cosa di cui spesso gli utenti non sono informati è ad esempio la differenza tra la tariffa oraria e quella, diciamo, scontata nelle ore serali e quant'altro, quindi questa famosissima bioraria che, se ben applicata, potrebbe portare in realtà un vantaggio per il consumatore, oppure l'uso di queste diavolerie per risparmiare energia elettrica. Quindi i vostri consulenti riescono a colpire anche in questo? Esatto, tanto per iniziare i nostri consulenti sono consulenti formati direttamente dall'azienda, consulenti certificati, seguiti costantemente dall'azienda e dai capi area e comunque votati veramente, fondamentalmente a un... come si può dire, a una consulenza prima che una vendita. Diciamo che sì, credo che l'utente finale
prevalentemente, quasi sempre, diciamo, non conosce la diversità di una monoraria, una biorarea. Ai consumatori però non offrite soltanto energia elettrica e gas, ma anche altri servizi. Certamente, come detto prima, nei nostri punti vendita, i nostri metapoint, per accordi e partnership con grossi praticamente aziende di settore, abbiamo stretto collaborazione per poter fornire ai nostri clienti altri servizi e altri prodotti. Con il gruppo AMA Assicurazioni, per esempio, abbiamo stipulato un accordo che si chiama Salva Bolletta, che prevede per ogni sottoscrizione di contratti, sia gas che luce, laddove il titolare del contratto perdesse il posto di lavoro o comunque avesse un infortunio, la possibilità di sospendere il pagamento per 12 mesi. Per cui credo che questo sia un vantaggio con gli scongiuri del caso, logicamente, per qualsiasi utente, non solo i nostri, comunque sia, però stiamo cercando di trovare cose innovative da fornire ai nostri clienti. Non solo quello, in quanto noi praticamente abbiamo fatto un altro accordo praticamente con Bolletta Italia. Bolletta Italia non è altro che l'associazione nazionale dei consumatori per la famiglia e per l'impresa. Bolletta Italia praticamente garantisce praticamente un'assistenza tramite la sottoscrizione di una card che l'utente sottoscrive appunto tramite i nostri punti vendita, di un'assistenza sia legale che stragiudiziale e comunque possibilità di operare in pratiche CAF, in pratiche praticamente di patronato, per cui andare a fare quelle pratiche INAIL, INPS e via dicendo, e tutelare il nostro cliente in ogni sede di cui possa aver bisogno. Bene, io ringrazio Rinnovitale di Meta Energia. Oggi abbiamo parlato di energia elettrica, ma non soltanto, quindi abbiamo scoperto nuovi orizzonti in questo economico o antieconomico settore per le nostre tasche. Diciamo che se è curato e seguito con la giusta correttezza, con la giusta trasparenza, è un settore dove si può comunque ancora trovare occupazione e l'utente finale trovare un partner giusto per dormire sonni tranquilli. Bene, grazie e alla prossima. Grazie a voi.